La conferenza stampa della rete NociDR MortuCiviva è una rete, ovvero un insieme di movimenti politici, associazioni e singoli cittadini che hanno aderito a questa macro associazione che appunto riunisce tutti questi singoli individui e singole associazioni, proprio perché è nato un movimento, seppur all'inizio piccolo e elitario, man mano sta crescendo tramite informazioni che sta facendo la rete in piazza, nei mercati, tra la gente, tramite lenzuoli appesi sui balconi e appunto oggi parleremo, il più presente redattore Pietro Santamaria ci parlerà della valutazione di impatto ambientale che riguarda appunto lo studio anche su Martucci, sulla contrada Martucci che è appunto la parte che più ci interessa in quanto direttamente interessati, essendo il nostro territorio, e a mia sinistra parlerà Gianni Nicastro, ci parlerà degli impianti che saranno costruiti o che saranno installati e ci parlerà delle conseguenze sia a livello ambientale sia a livello economico, focalizzando l'attenzione sulla gestione dei rifiuti. Non solo, prima di lasciare la parola a Gianni Nicastro, volevo dirvi che proprio stamattina è stato consegnato il libretto bianco della rete, le controdeduzioni di fatto allo studio di impatto ambientale è stato consegnato al comune di Conversano che valuterà e prenderà visione delle nostre controdeduzioni. Va bene, cercheremo oggi di essere un po' sintetici, anche se la problematica è piuttosto ampia e complessa. Io comincerei da quello che è il sistema, cioè questi impianti che la Rogea, insieme alla Lombardia Ecologia, costruiranno in contrada Martucci. In realtà, che impatto avranno sul sistema di gestione dei rifiuti? Cioè, noi saremo chiamati a conferire i rifiuti a quegli impianti con un aumento dei costi della tariffa a livello di tonnellate. Oggi paghiamo mediamente 48 euro, domani con l'entrata in funzione di questi impianti pagheremo per contratto sottoscritto da Michivendola con l'ATI, con GEA Lombardi, pagheremo 58 euro al tonnellaggio, un aumento al netto di IVA e di vari oneri, eccetera, eccetera. E un aumento di 10 euro a fronte di che cosa? Noi riteniamo che sostanzialmente il sistema non cambierà, perché oggi quello che succede sul territorio è un sistema di gestione dei rifiuti che parte dal cassonetto e arriva in discarica senza soluzione di continuità. Domani, nel cassonetto della discarica, la Regione ci ha infilato letteralmente gli impianti complessi, questo polo industriale della lavorazione dei rifiuti. Quindi sostanzialmente non cambierà il sistema. Quello che oggi conferiamo in discarica direttamente, domani lo porteremo in discarica, non più direttamente, ma attraverso la mediazione di questi impianti. Perché? Perché lo dice lo studio stesso presentato dalla Regione. Cassonetto passerà attraverso questi impianti, sarà selezionato, vagliato, biostabilizzato, dopodiché la parte organica andrà a finire comunque in discarica perché non può essere utilizzato come compost, perché non è un compost di qualità, perché è sporco, perché lo ricaveranno dal salvataggio. E il secco, cioè la plastica, la carta, tutto ciò che è potenzialmente combustibile, lo faranno il CDR in una quantità che rappresenta quasi il 40% di rifiuti ingresso, dopodiché questo CDR sarà bruciato, come la stessa Cogea dice nel suo studio di impatto ambientale, presso i suoi termovalorizzatori, di cui uno sarà costruito, o lei dice che è già in costruzione, a una ventina di chilometri da Contrada Martucci. Quindi, oltre a subire l'impatto degli impianti industriali che saranno costruiti a Contrada Martucci, noi molto probabilmente quando quel CDR sarà bruciato a Modugno nell'impianto di termovalorizzazione della Cogea, della Marcegaglia, che è la società madre della Cogea,
No, noi subiremo anche l'inquinamento che la ciminiera di 50 metri di altezza con i venti porterà qui, sotto forma di cocktail micidiale, di sostanze tossicologiche. Questo è un dato oggettivo che noi ovviamente contestiamo, nel momento in cui siamo chiamati a pagare di più di tariffe, siamo chiamati ad insistere in un territorio che da anni, come dire, subisce già la presenza di una grande discarica, che ha stressato, che inquina, che apporta impatto ambientale su quel territorio, nonostante si insista con nuovi impianti industriali, sostanzialmente comunque ci troveremo di fronte a un sistema di gestione che non sarà modificato rispetto ai due punti cardine di oggi, cioè gasoletto e discarica. Questo è un dato principale che noi contestiamo. Poi c'è la questione dell'obbligo contrattuale, qui è stato fissato nel contratto sottoscritto il 7 luglio, un obbligo che i comuni, quindi i cittadini, nel loro comune, l'Alto Adige, hanno di conferire un determinato quantitativo di rifiuti. E siccome è un obbligo contrattuale, voglio dire, che cosa succederà se noi conferiamo meno? Ora, si tratta di 517 tonnellate al giorno, che moltiplicato per 365 giorni l'anno ammontano 188.000 tonnellate. Guardate, questo è un dato fondamentale, 188.000, bisogna tenerlo a mente, perché insieme a questo dato ci sono i 10.944.000 euro di spese all'anno che la CONGEM sopporterà come gestione di impianti. Spese personale, il conferimento del CDR, 3.700.000 all'anno di conferimento del CDR all'inceneritore di Marcegaglia, il piano di ammortamento, cioè il quadro economico che la CONGEM ha presentato è basato su questi due momenti cardine. La quantità di rifiuto stabilito, non è un caso che abbiano messo il vincolo contrattuale, perché tolto quel vincolo cade tutto il castello, perché il quadro economico presentato dalla CONGEM è basato fondamentalmente sulle 188, dicevo qui, può essere consultato in qualsiasi momento, è basato fondamentalmente su 188.000 tonnellate di rifiuto all'ingresso e 10.944.000 di spesa all'anno. Che cosa hanno fatto? Perché poi hanno fissato questa tariffa di 58 euro? Un semplice operazione matematica, hanno diviso 10.944.000 per 188.000 tonnellate all'anno e risortite la tariffa di 58 euro. Cosa ti fa tranquillamente? Questo è il caso. Non è un caso di ciclo, perché tutto l'impianto, la gestione, il quadro economico da cui è sortita questa tariffa poggia su questi due elementi. Ora, che cosa è successo? Questo lo diciamo. È un elemento fondamentale, perché se noi squilibriamo questi due dati, noi mettiamo in crisi il sistema, che il quadro economico e quindi anche l'affidabilità gestionale che l'ATI ci offrirà, potrebbe offrire. Che cosa è successo? Che loro hanno presentato questo quadro, in base al quale quadro economico hanno vinto la gara d'appalto, gli è stata aggiudicata in base a questo tema. La Regione il 13 settembre scorso, ha dato il parere definitivo vincolato a una condizione, perché poi si sono accorti, no? Che c'era quel vincolo contrattuale, in qualche modo hanno voluto metterci, come io chiamo, una pezza per depotenziare quell'obbligo. E hanno detto alla Cogenia praticamente questo: noi vi diamo il parere favorevole a una condizione. Assicurare la congruità dimensionale e funzionale dell'intervento al piano regionale di rifiuto rimodulato secondo il decreto del commissario delegato 185 e con particolare riferimento alle previsioni di piano sulla raccolta differenziata. Perché? Perché l'offerta presentata dalla CONGEM è datata 2004, quindi se le gare fossero state completate in tempo se non fosse stato ritardato a causa dei ricorsi, la CONGEM sarebbe stata coerente con il piano presentato da FIP del 2004, il piano del 2002-2003. Nel momento in cui è stata aggiudicata la gara, le buste della CONGEM sono aperte il 28 febbraio 2006, Vendola nel frattempo, il 9 dicembre 2005, aveva modificato il piano, cioè aveva imposto nel piano
alla Regione Puglia, quindi ai comuni della Regione Puglia, di fare una raccolta differenziata scandita nel tempo, che nel 2015 ci porterà a differenziare quasi il 70%. La Cogeva invece ha presentato un'offerta e quindi ha firmato un contratto che fissa una quantità che è estremamente alta, io dico più alta di quello che oggi produciamo nel bacino Mercino. 517 tonnellate, io ritengo, non sono i rifiuti che noi produciamo, sono di più, perché la Cogeva non ha fatto uno studio sul flusso dei rifiuti da cui ha fatto scaturire queste quantità, no, ha preso il piano di Fitto, ha preso le 470 tonnellate che Fitto stabilì che si producevano nel bacino Mercino nel 2002, ci ha aggiunto il 10%, 47 tonnellate, e 470 più 47, 517, ha fatto una vera operazione matematica, come dire, pensando che tendenzialmente i rifiuti non dovessero diminuire, come dice la legge, ma devono aumentare secondo lui, perché hanno applicato automaticamente un aumento del 10% a fronte di un obbligo che il piano regionale nuovo dice, quello di Vendola, che tendenzialmente i rifiuti devono diminuire, tant'è vero che nel 2015 loro prevedono un 16% di aumento in più la Cogeva. Il piano di Vendola prevede il 10% quasi in meno dei rifiuti prodotti, quindi c'è uno squilibrio in mare fra il progetto della che hanno presentato questo per quello che ci riguarda il nostro bacino e quello che dice il piano regionale. Per risolvere questa contraddizione, la commissione di valutazione di impatto ambientale ha dovuto mettere questa condizione, ha detto: scusate, ma voi, voglio dire, siete proprio fuori linea e se volete che io vi do il parere, vi dovete adeguare al piano che io nel frattempo ho fatto. Ma questo, secondo noi, avrebbe dovuto essere una prescrizione valutata in sede di certificazione, non dopo, perché in realtà, se avessero voluto ragionare in questi termini, era la commissione aggiudicatrice che il 28 febbraio non avrebbe dovuto aggiudicare la gara alla Cogeva, perché è completamente fuori da quelle che sono le previsioni del piano attuale dei rifiuti regionali, per cui c'è un inghippo sostanziale all'origine. Ma noi vogliamo, io concludo dicendo soltanto questo, qui anche criticando molto fermamente quello che è stato detto da Luca Limongelli. Questo signore è venuto nel bacino dei 5, nella conferenza dei sindaci tenuta il 16 ottobre scorso, mi pare, e ci è venuto a dire a chi, al vice sindaco di Lutiliano che gli faceva da parola, ma c'è l'incongruenza, voi avete scritto il contratto che dobbiamo coprire tutti i rifiuti. E lui ha detto: no, vabbè, queste sono le previsioni da 10. Se assumono loro il rischio di impresa. Guardate, questa è una cosa molto critica. Perché qui non stiamo parlando di imprese che devono andare ad investire in borsa o investono in un settore privato. Questa è un'impresa, una serie di imprese che gestiranno un servizio di pubblica utilità come la gestione dei rifiuti. Non puoi basare la gestione dei rifiuti sul rischio dell'impresa, sul rischio dell'impresa. Io comune, cittadino della Cogeva, ho bisogno che la Cogeva Lombarda mi garantiscano l'efficienza di tutta la gestione in 15 anni, ma se tu mi squilibri il conto economico, mi dici che devono entrare meno rifiuti, come dicono loro, a fronte di una spesa fissa, tu squilibri e fai fallire quell'azienda in 2 anni. Per cui il rischio non è solo dell'impresa, la società, le società si sono messe veramente in un piccolo centro. Sono, da un lato si devono adeguare al piano, semplicemente in questi tempi. Dall'altro lato però hanno presentato un'offerta che gli impedisce. Perché? Perché loro hanno già chiesto i finanziamenti, hanno già presentato un piano di ammortamenti che non li fa muovere più di tanto, tanto è vero che nel contratto c'è un obbligo contrattuale a non aumentare la tariffa se non in determinati casi. Se arrivano meno rifiuti, no? Per esempio, se noi dovessimo seguire questa corsa, significa che la Cogeam dovrebbe vedersi già dall'anno prossimo, perché lo schema, la scansione temporale che è nel piano regionale dei rifiuti, fatta la modifica di livello, prevede nel 2007 il 32%, loro dicono che ti devi adeguare a questo dicono, no? Prevedono il 32% di raccolta differenziata, va bene.
Se la CGIL, se noi dovessimo praticarla a questi livelli e non dovessimo far finta che quell'obbligo contrattuale non c'è, alla CGIL dovrebbe arrivare non 188.700 tonnellate per tutto il 2007, ma arriveranno 128.316 meno il 32%. Va bene. Significa che per non squilibrare i conti, perché fermo restando degli 11 milioni, no, di spesa, dovrebbero incidere su quell'elemento sostanziale che è la tariffa. Meno rifiuti, meno entrate, per stare nelle spese ho bisogno di aumentare la tariffa già in un anno, io ho bisogno di portarla a 85 euro. Quindi noi stando alla logica imprenditoriale, cioè alla matematica, diciamo, noi già l'anno prossimo potremmo vederla aumentata la tariffa dell'85%. Se calcoliamo invece il 2010, cioè vengono a prevedere una raccolta differenziata al 55%, sempre in base a questo ragionamento, la tariffa aumenta, che i rifiuti si ridurrebbero a 84.000, il conferimento, però ancora meno della metà. Noi avremmo una tariffa di 128.189 euro. È chiaro che non aumenteranno così, ma io dico, allora, se tu non aumenti, perché non c'è scritto nei contratti che puoi aumentare per questo motivo, ti arriveranno comunque meno rifiuti, che fine farà la gestione? Il sistema prefigurato da questi impianti, da tutta la vicenda formale, dall'aggiudicazione all'offerta e alla prescrizione via, mette in crisi potenzialmente la gestione di rifiuti del bacino da riciclo.